Ciao ragazzi, finalmente vi filmo il tanto atteso video haul. Allora, a parte che in questo video tipo la base è scurissima e la fine dei capelli chiarissimi, so che devo rifare i colpi di sole. Comunque io come al solito mi perdo in altri discorsi. Finalmente vi filmo il video haul. Io non credo di aver mai filmato un video haul così grosso, così sostanzioso, perché qui ho fatto veramente degli acquisti pazzi. Nel senso che già si sapeva che è un problema, ma qua si sta esagerando davvero. Quindi in realtà vi faccio vedere appunto un sacco di shopping che ho fatto e qualche cosina che mi è arrivata dalle aziende. Come al solito sapete che io raggruppo tutto quanto in un super mega malloppo di video haul, appunto malloppo. Quindi iniziamo e ta-da-ta-da, con le prime cosine che mi sono arrivate direttamente da Givenchy. E poi ci sarà qualcos'altro di Givenchy che vi devo far vedere, ma questo è Givenchy Parfum e Make Up. Notare che ho appena aperto davanti a voi il pacco, tutto quello che ho comprato io. Alcune cose da più di un mese sono lì pronte, inscatolate, non ho aperto nulla ed è stato non difficile, di più, è stata veramente tanto dura. Allora, iniziamo con questa linea skincare che io non conoscevo, non avevo mai provato. Allora, ci sono in realtà tre prodotti di questa linea. Il primo è l'Intemporel Blossom Siero Antifatica Siero Luminosità. E poi amo troppo il rosa di queste confezioni, sono troppo belle, è proprio il mio colore preferito praticamente. Se potesse esistere il mio colore preferito, cioè se esiste il mio colore preferito, è questo. Oggi non so che cosa. Comunque, e questa invece è una crema per il viso rosa metà dittato. Oggi veramente sembra che mi sia bevuta due bicchieri di vino e poi sia venuto a filmare, ma vi garantisco che non è così. E poi c'è invece, la stessa crema versione però contorno occhi. C'è un profumo e questo è il Live Irresistible francesi, correggete la mia pronuncia, amo che ci sia la Torre Eiffel, è bellissima questa confezione davvero e spero che anche il profumo sembra fantastico. Poi c'è allora il della linea Mr. Matte, c'è il Mattifying Primer. Siccome tipo da forse da un anno io ho scoperto i primer, mi rendo conto che sono usciti tipo i primi tipo 20 anni fa, però io li ho scoperti adesso a fine 2017, forse metà 2017 io ho scoperto i primer e adesso non vivo senza, non so come facessi prima senza i primer, e praticamente voglio assolutamente provare questo perché ne ho sentito parlare molto bene ed è un primer opacizzante, che è esattamente il tipo di primer che serve a me, perché purtroppo per fortuna ho la pelle vista. E poi c'è il Blush Noir Révélateur, spero di essere quantomeno decente nella pronuncia, e questo è un blush super speciale perché come vedete è nero, ma poi quando lo si va a stendere assume tipo una colorazione rosata a seconda, se non sbaglio a seconda della carnagione. È figata questo prodotto, è proprio una figata, non so se riuscite a vedere in videocamera, è super naturale. C'è il Liner Vinyl, questo è un eyeliner che ha un tratto nero ma ha dei glitterini rosati, è troppo carino questo eyeliner, sono molto eleganti come tutti i prodotti Givenchy Make Up, sono tutti molto eleganti, non c'è niente di troppo forte, a volte fanno delle collezioni magari estive che sono un po' più accese, ma di solito hanno tutto prodotti molto eleganti e questo mi piace un sacco perché sì, è tipo nero, però se ci fai risplendere la luce sopra si vedono questi glitterini, questi brillantini rosati. Poi c'è, questa è una matita labbra, un lip liner, c'è all'interno sia il appunto, come si chiama, temperino, in sloveno è Šilček e a me viene sempre la parola slovena, poi devo pensare temperino, ok, quindi devo fare due traduzioni, e questa è appunto una matita labbra ma molto speciale perché anche questa a vedersi è nera, ma se vado a stenderla sulla mano anche questa come il blush va ad assumere una colorazione rosata a seconda del tono della pelle di chi lo indossa. E ci sono ancora due prodotti, il primo è il Noir Couture Volume Waterproof e questo è
Forse il mio mascara preferito di tutti i tempi. Prima era il Phenomenize, assieme al Better Than Sex, che è uscito dopo, ma questo è stato il mio mascara preferito per un sacco di tempo. Dire che lo scovolino è un po' cambiato, quindi sono curiosa di vedere com'è questo, perché conoscevo quello a tre pallini. L'ultimo prodotto è il Cream Eyeshadow Ombre Couture. Wow, questo colore è molto simile all'eyeliner che vi ho fatto vedere prima, ed è tipo un nero con questi glitterini rosa. Wow, è stupendo. È appunto un nero con questi micro glitterini rosa. Fantastico, questo sarebbe perfetto tipo per Capodanno o per una serata speciale con un nude, un rossetto nude sulle labbra. È stupendo questo prodotto, mi piace un sacco. Poi ora che l'ho provato e l'ho tolto tipo la prima patina sopra, ci sono ancora più brillantini sotto. Fantastico, bellissimo questo, mi piace un sacco. Poi sempre da Givenchy, in realtà mi stavo dimenticando, perché quando ho fatto il meeting, quando sono stata a Milano tipo una decina di giorni fa, non tantissimo, e io non mi ricordo veramente, perché con tutti i viaggi non so più dove sono praticamente. E questo è questi sono due prodottini da notare, voglio farvi notare che ha stampato le mie iniziali sul pacchettino, e quindi ci sono la N e la H dorate, che carini! Ok, basta Nicole, veramente, cioè smettila. Sono due rossetti di questa collezione che hanno fatto, molti brand hanno fatto questi rossetti così, però non li ho mai visti né provati della Givenchy, e sono due rossetti di quelli che si usano senza matita labbra, perché praticamente ti fanno il contorno labbra e il rossetto in sé in un unico colpo di rossetto, direbbe Tomas. Due colpi di matita o due colpi di rossetto, se avete visto quel video commentate. E sono in queste due tonalità, e questa è molto strana in realtà a vedersi, ma credo che appunto il contorno, che sembra nero così a vedersi, in realtà sia del colore, sì effettivamente avevo ragione, sia del colore che si adatta in realtà alle tue labbra, non vengono nere, il contorno nero io non lo faccio, a meno che appunto ovviamente non indossi il rossetto nero. E poi c'è questo che ha invece il contorno, diciamo, di un rosa scuro, e poi invece il prodotto in sé è rosa un po' più chiaro. Molto molto bello l'effetto sfumato di questo, devo dire, mi piace tanto. Poi da Glossip Milano mi è arrivato questo piccolo pacchettino, e vediamo che cosa c'è all'interno. C'è questo beauty case, sono quattro rossetti opachi, il che ci interessa alquanto, devo dire. Vediamo le colorazioni, sono la 19, 20, 21 e 22, e diciamo che sono quattro tonalità non proprio da tutti i giorni, ma sono molto molto belle. Questi colori mi piacciono tantissimo, sfociamo questo verde che è forse il mio preferito, vorrei tanto, wow! La pigmentazione è fenomenale, io sotto ho un po' dello struccante che ho appena utilizzato, quindi sembra shiny, in realtà si vede che è completamente opaco, wow! Questi colori sono stupendi, io vorrei tanto poter indossare questi colori, invidio un sacco le ragazze di colore che quando li mettono sono strafighe, e io tipo sono lì, anch'io sono strafiga, mi metto il rossetto, sembro tipo uno zombie, quindi purtroppo non so se sarò in grado di indossare questi rossetti, anche se vorrei tanto. Poi mi è arrivato da Marc Jacobs Beauty questo cofanetto, e la figata è che c'è un prodotto personalizzato, sì! Io adoro i prodotti personalizzati, e questo è il nuovo Velvet Noir Major Volume Mascara, quindi sarà tipo un mascara pazzesco. È un po' un peccato utilizzarlo però, perché c'è appunto il mio nome, e da una parte c'è la scritta Marc Jacobs, dall'altra Nicole, che figata, io amo troppo i prodotti personalizzati, l'avrete capito. E questo è, beh, lo scovolino è molto interessante, devo dire, mi ricorda un po' il Better Than Sex, perché è tutto molto irregolare, però un po' più piccolino. Vedremo com'è, grazie Marc Jacobs per questo regalo, che quelli che hanno i prodotti che hanno il mio nome sul packaging hanno tipo una marcia in più per me. Poi vi è arrivato questo regalino da Urban Decay. Cara Nicole, sei pronta a metterti nei guai? Here comes trouble. Wow, che carino questo packaging. E questo è il Trouble Maker. E anche questo è un mascara super fat, super long, sex proof mascara. Oh mio Dio, è bellissimo! Il packaging è tutto arcobalenoso e metallizzato. Credo di aver coniato un nuovo termine, arcobalenoso. Ed è, sì, no, il colore è nero. Pensavo, mi aspettavo di trovare tipo, però sarebbe figo che facessero un mascara tutto colorato e poi tutti
te lo stendi e hai praticamente le ciglia arcobalenose. Che cosa ne dite? No, forse è una pazzia. Poi da Collistar mi sono arrivate diverse cosine da Collistar, tra cui la collezione Illy. Lo sapete che Illy è un brand di caffè che tra l'altro è di Trieste, e quindi me la sento particolarmente vicino a questa collezione. Ci sono diversi prodotti. Allora, il primo è una terra abbronzante. Il packaging è molto molto carino, c'è un cuore ed un chicco di caffè, e questa è, se riesco ad aprirla, ok, ce l'abbiamo fatta, e questa è la terra che ha lo stesso logo della collezione. Poi c'è un eyeliner professionale, chissà di che colore è, anche qui il packaging è particolare, da il logo della collezione, e questo eyeliner, anche questo è un color caffè. Poi c'è uno smalto aglioli effetto specchio, ed è tipo un bordeaux luccicante, un bordeaux lucido. Poi c'è un rossetto puro, questo è un bellissimo rosso, lo definirei proprio rosso classico, rosso rubino. Poi c'è una palette di 4 ombretti, che spero sia più semplice da aprire. Sì, è più semplice da aprire. Ah sì, questa l'avevo vista. Sono molto molto belli questi ombretti. Sono tutti, direi, satinati. E questo invece lo vedo un pochino più shimmer. Cioè, non mi piacciono? Beh, lo sapete, insomma, io impazzisco per gli ombretti color carne, ombretti dai toni caldi, autunnali, e quindi questi sono perfetti. E poi ultimo prodotto per le sopracciglia, sopracciglia effetto tattoo, ed è un matitone per sopracciglia. Questo però è un marrone molto scuro, quindi non credo sia fattibile per me, purtroppo. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto provarlo. Poi mi è arrivato un pacco gigantesco, ma veramente gigantesco, che io non riesco ad alzare perché è troppo pesante, ma credetemi che c'è qua e qua, ed è un pacco gigantesco, che la prima cosa che c'è è, credo sia una borsa. Sì, è una borsa tipo da shopping, è una shopper bag di Sephora, yeah! E c'è una giostra, però al posto delle seggiole ci sono i rossetti, che figata. Poi c'è questo piccolo pacchetto, vediamo che cosa c'è all'interno. C'è veramente tantissima roba. Un super balm per le labbra, un balsamo idratante. Poi c'è un altro multi balm al profumo di pesca. Io amo i prodotti per le labbra, i balsami idratanti, non posso farne a meno, ne uso a chili. E poi c'è un lemonade lip treatment, interessante. Poi c'è della Herborist, una è una maschera per il viso e l'altra è una maschera, ah no, e l'altra invece è una crema, quindi maschera e crema per il viso. Poi sempre di Marc Jacobs c'è questo prodotto, che in realtà non so che cosa sia. Ah ok, vedo dietro c'è, è un kit con mini mascara e mini rossetto. Poi allora, del brand Sephora c'è Winter Wonderland, e questa è una tazza fighissima. Io amo le tazze con la cioccolata calda, i marshmallow, avete presente quelle cose molto invernali davanti al caminetto? Ok, io amo questo immaginario e amo bere tè caldi, cioccolate calde in inverno, e questa tazza è particolarmente carina perché c'è disegnata tipo una volpe ed è tutta rosa, ci sono tutte le stelline e all'interno ci sono altre stelline. Queste però sono dei Fizzing Bath Stars, quindi sono del tipo delle frizzantine da bagno. Poi c'è una Pumpkin Sleeping Pack, che non ho idea di che cosa sia, e dietro c'è scritto tutto in tipo, non so se sia giapponese o cinese, insomma non ci capisco niente, però immagino, visto che c'è disegnata una zucca che dorme con la mascherina da notte, immagino che sia una maschera per il viso da notte. Poi della Bionique, che è un brand che io amo sia per la skincare che per la cura dei capelli, e sto usando un siero che è la fine del mondo della Bionique, non mi aspettavo sinceramente, però sono la fine del mondo. E questo, allora, c'è uno shampoo e un balsamo in crema. Poi mi sono arrivati due bagno doccia, uno è felce azzurra al narciso, un profumo buonissimo, e poi devono inventare la videocamera che vi trasmette il profumo, perché io non so come spiegarvi, io amo tutti questi profumi. E poi, boh, magari voi non me ne frega niente. E poi della Cleo c'è
fiori di iris con nettare di miele. Poi della Sigma c'è l'Essential Kit Professional Brush Collection, e quindi c'è un kit di, wow, pensavo fossero tipo 3 o 4, invece sono tantissimi. C'è un kit completo di pennelli, magari lo regalerò in un giveaway. Seguitemi sempre su Instagram, c'è il link qua sotto nel box informazioni, perché faccio sempre sempre giveaway su Instagram. Sono tutti strapieni di prodotti che vi regalo, super succulenti, quindi seguitemi su Instagram se volete sapere, perché molto spesso mi chiedete: ma quando fai un giveaway? Io li faccio sempre sempre su Instagram, quindi seguitemi lì, ma non è escluso che non arrivi uno anche per YouTube, magari per Natale, vedremo, vedremo. Poi c'è il nuovo profumo di Guerlain, si chiama Mon Guerlain, e ce ne sono altri in realtà di profumi. C'è il Baldinini Emerald Straps, ne è ancora uno, e di questo sono particolarmente entusiasta, a parte per il packaging. Si è capito che il mio colore preferito è il rosa metallizzato, però questo profumo l'ho provato spesso, mi piace un sacco, quindi questo è la V.S. Bell di Lancôme. Wow, un sogno! Ci sono una Jelly Mask Padding Padding, tipo una maschera per il viso gelatinoso all'uva, e poi c'è la Star Smart Mud, anche questa è una maschera per il viso e credo sia tipo, sì, un fango, tipo maschera con il fango per il viso, interessante. E poi tipo le maschere che ti metti per spaventare il tuo fidanzato o tuo marito, e poi potrei creare una serie solo su quello. E poi c'è il Pro Cellular 365 detergente peeling intensivo ritexturizzante, praticamente ti toglie la pelle e te la rimette, e il brand è DB Face. Poi c'è di Ten Science, credo sì. Sì, Ten Science Face Harmony, crema lenitiva riequilibrante pelli sensibili. Super interessante pelli sensibili, perché la mia pelle ultimamente sta dando di matto. Non nel senso che ho brufoli, ma nel senso che è tipo super oleosa qua e poi super secca con le pellicine dall'altra parte. Quindi allora io vado a mettere un sacco di crema sulle pellicine, il giorno dopo è secca pure qua e tipo, cioè è mista pure qua e secca qua. Non le è ben chiaro la mia pelle ancora adesso se è secca, mista, grassa. E non è ancora finita, ci sono ancora diversi prodotti che vi devo far vedere. Ve l'avevo detto che questo pacco era gigantesco. E questo è un mascara della Aiko. Se vi ricordate i primi video che giravo, tipo, l'Aiko è stata uno dei primi brand che mi ha mai contattato e mi aveva mandato un sacco di prodotti all'epoca, mi ricordo, che mi piacevano tantissimo. E deve essere tornato questo brand, perché non se ne è più sentito parlare per un sacco di anni. E adesso, taradam, vedo Aiko London. C'è un altro prodotto per le labbra, il Matte for Lips, anche questo è un balsamo per le labbra. Mio Dio, io amo questo pacco perché c'è veramente di tutto e sono tutte robe che io uso un sacco. Questo è il Mr. Blank Teeth, in realtà sono tantissimi brand che non conosco ma sono super super interessanti. Mr. Blank Minty Fresh Teeth Whitening Strips, quindi sono delle striscioline sbiancanti per i denti. Voi sapete che vi sto facendo vedere, non è che ho le smorfie, e io sono fissata con i denti più bianchi che possibili, immaginabili, e quindi me li sbianco tanto, troppo, credetemi, quindi sono sicuramente molto curiosa di provare anche queste. Poi altro prodotto, questo invece è uno lip scrub del brand Frank Body, e poi c'è il, oddio, c'è un sedere disegnato su questo prodotto, che cos'è? Ah, è uno scrub al caffè, e, immagino per il lato B evidentemente. Poi della Paglieri c'è un altro bagno doccia shampoo profumato, e questo è il sapore di pesca. Che carino, che carino, che carino. Sempre della Bionique c'è l'acqua micellare viso occhi labbra, e c'è un refreshing scrub cleanser, un detergente con scrub, non so se sia per il viso o per il corpo, credo sia per il viso. Poi c'è un altro prodotto di Lancôme, e questo è Energy Devi, trattamento liquido levigante, potenziatore colorito radioso per tutti i tipi di pelle, anche sensibili. Wow! Ultimo prodotto all'interno di questo mega pacco è della Face D, e all'interno c'è una maschera di quelle fighissima, anche questa rosa, sì! È una maschera di quelle che si mettono in frigorifero e poi praticamente sono fresche, e quando hai gli occhi tipo stanchi o gonfi, arrossati eccetera, vai ad appoggiarle e le lasci riposare un po', e ti rende, appunto, ti sgonfia la zona del contorno occhi. E poi ci sono un Fast Anti Dark Circles Eye Cream, che è una crema
che agisce in velocità per togliere le occhiaie. E poi c'è, super interessante questo prodotto, poi c'è Face Tint 3 Hyaluronics, e sono, anche queste sono delle maschere per gli occhi che tolgono l'effetto. Ah, sono i patch, ok, non mi rendevo conto, sono i patch per gli occhi, amo questo prodotto. Ok, ed arriviamo ai super acquisti invece fashion designer che ho fatto. Il primo che voglio farvi vedere, perché sinceramente non vedo l'ora di spacchettarlo, perché è rimasto là per un sacco di tempo, e questo è una delle cose che ho preso quando siamo state con Chiara, perché siamo state insieme a Milano alla Rinascente ed abbiamo comprato tipo le stesse cose. Una delle cose che abbiamo preso uguali è, e se avete visto già il suo video haul, perché tipo l'ha caricato ieri o l'altro ieri credo, non lo so, non sono sicura, però so che ve l'ha fatta vedere anche lei e quindi già sapete di che cosa si tratta se avete visto questo video. Ed è una borsa, la mia prima borsa Givenchy peraltro, perché non ne ho mai avuta una. E vediamo un po', qui c'è la dust bag, mi aspettavo una scatola, invece niente scatola, c'è direttamente la dust bag, e io con le musichette veramente, cioè wow, sì, evviva, cioè non vedevo l'ora di aprirla, è rimasta tipo per quasi un mese praticamente là, e quindi in scatola, ed è lei, credo si chiami Antigona, non sono sicura, io non mi informo mai sui nomi di quello che compro, se mi piace appunto lo provo, mi fa impazzire, lo prendo, e questo è stato amore a prima vista. Ero un po' indecisa sulla pelle se prenderla lucida come questa oppure opaca, e inizialmente ero molto più orientata verso quella opaca, e poi con Chiara così le mi ha detto no, mi piace più quella lucida, poi ho provato anche questa, perché prima non volevo neanche provare, poi l'ho provato e ho detto cavolo, è molto più figa questa, e alla fine abbiamo preso entrambe questa della stessa misura nera. C'è anche la tracolla, se non sbaglio all'interno, spero me l'abbiano messa, perché sennò devo tornare lì. Ah sì, sì, c'è, ok, ok, c'è anche la tracolla, e va, no, in realtà non è la tracolla, non è una tracolla, va portata tipo a spalla, mi ricordavo male, invece mi sa che quella più piccolina va portata a tracolla, questa invece si porta solo a mano, ma in realtà così ho intenzione di portarla, è fighissima, e ho già in mente un sacco di outfit da creare insomma attorno a questa borsa. Sì, finalmente, finalmente l'ho aperta, è rimasta là per così tanto tempo, non dovevo filmare questo video. Ok, Nicole, basta, calmati, ok, mi sono calmata, no, per niente. E poi sono, no, non sono stata in realtà, ho fatto questo acquisto online, Stuart Weitzman, e quando acquisto da Stuart Weitzman già sapete praticamente di che cosa si tratta, perché li ho presi uguali, identici, in diverse colorazioni, sono, ebbene sì, sono gli stivali over the knee, quindi gli stivali sopra il ginocchio, e stavolta ho preso questo colore, che è simile all'altro che ho, però quello è un grigio, questo invece è un beige, un colore un po' più nude, un po' più crema rispetto all'altro, che è molto più freddo. Ho preso lo stesso identico tacco, in realtà ad essere sincera volevo il tacco quello più largo, un po' più comodo, ma non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte in questa colorazione, so nemmeno se la facciano sinceramente, e quindi ho preso questo che è comunque molto comodo, devo dire, non è un tacco spillo, quindi insomma è fattibile anche se devo camminare tanto, e questo è appunto, sono gli stivali, sono super super morbidi, super soffici, e sono scamosciati sopra il ginocchio. Poi anche questo acquisto l'ho fatto su internet, e questo arriva da Luisa Via Roma, in realtà stavo cercando una maglia speciale e l'ho trovata su questo sito. Finalmente posso aprire anche questa, non ce la facevo più, non ce la facevo più. Aia, cioè se non mi ammazzo. Non so se si capisce che cosa sia, ma è il maglione di Alberta Ferretti, ed ho preso quello con la scritta Monday. Ho preso questo perché? Perché è rosa, sì! Ovviamente perché è rosa. In realtà volevo prendere Saturday, che è tipo rosso, ma poi ho visto questo rosa e mi sono innamorata letteralmente. È super super morbido, super caldo, non vedevo l'ora di indossarlo, e finalmente adesso, tra l'altro, no, oggi è martedì, ieri era lunedì, vabbè, aspetterò il prossimo, sinceramente io la indosserò sempre, non aspetterò che venga lunedì,
io le indosserò sempre come non ne frega niente. Sarà tipo giovedì, io uscirò con la maglia Monday, però è bellissimo. Spero solo che come taglia sia giusto, perché lo vedo molto corto. Su di me in realtà è tutto troppo corto. Essere alte 1,77 significa che hai sempre maglioni, scarpe, maniche, tutto corto. E però questa, insomma, la adoro. E poi c'è un altro mega acquisto che ho fatto da Stella McCartney. Anche questo l'ho fatto con Chiara quando siamo state a Milano. E questo molti di voi, non so come, ma hanno indovinato di che cosa si tratta. Ed è, aiuto se riesco a farvi vedere, sì, Stella McCartney. Non ho niente di questo brand. Non mi piacciono generalmente i capi di questo brand per quanto riguarda accessori tipo borse, non mi piacciono. Ma quando ho visto questo cappotto, perché è un cappotto, sono letteralmente impazzita. Quello qua, finalmente, anche questo l'ho spacchettato. Non credo di aver mai aspettato di più per filmare un video haul, ma è appunto il cappotto color cammello, perfetto, super caldo, non ha tanta imbottitura, ma l'ho provato ed è super super caldo. E lunghezza media, e mi piace che si possano arricciare sulle maniche. Insomma, io amo questo cappotto, lo adoro e penso che appunto sia del colore perfetto. Non vedo l'ora di indossarlo. Non avete idea quante volte in questo tipo mese che io avevo questo cappotto, questa borsella, quante volte avrei voluto prenderli, indossarli, e poi mi sono detta, boh dai, poi li rimetto in scatola, non se ne accorgeranno. Poi ho detto no, non posso, devo aspettare, Nicole, ce la devi fare, ce l'ho fatta. E quindi ok, questo è il cappotto. Sì, stavolta lo shopping che ho fatto ve l'avevo detto, vi avevo anticipato, è proprio da pazzi. E poi ho altri tre acquisti che ho fatto da Gucci. Primo, potete immaginare dalla scatola, si tratta di scarpe. Ho preso due paio di scarpe, quindi in realtà non so quale delle due paia sia questo. E immaginate che non le ho ancora viste. E sono... yeah, sono i mocassini rosa. Come sapete ho quelli neri, lucidi. E poi ho visto che c'erano anche rosa, ho dovuto assolutamente prenderli. E questi si possono usare, in realtà non credo di usarli così, ma si possono usare anche tipo ciabatta, piegandoli qua dietro, e si possono usare così. Appunto, a me piacciono interi. Sì, io le adoro, sono troppo belle anche queste. Non ce la facevo più ad aspettare, ho detto, oggi mi sono detta, ok, finalmente filmiamo questo video haul, perché sapevo che più accumulavo, più sarebbe stato lungo questo video. Infatti sto filmando tipo da un'ora e mezza, voi non potete capire. E però sì, finalmente. Poi arriviamo al secondo acquisto che ho fatto da Gucci, e anche questi aiuto, e anche questi acquisti li ho fatti con Chiara, perché anche queste le abbiamo prese uguali, identiche. E se avete visto il suo video già sapete di che cosa si tratta, se no sarà mega sorpresa, perché questo non ve l'ho fatto vedere né su Instagram né da nessun'altra parte. E sono, sono bellissime, era da un sacco di tempo che volevo prenderle, guardavo nei negozi, poi non ero sicura, però alla fine mi sono detta, ok, buttiamoci. Mi piacevano anche quelle che avevano le borchie qua dietro, solo che, cioè, mi piaceva il modello eccetera, solo non mi piacevano quelle tre spikes, quelle tre borchie appuntite sul retro. Queste mi sembrano molto più carine ed eleganti, e hanno appunto le borchiette con le perle lungo tutto il bordo della suola in gomma, e poi hanno queste le strisce colorate tipiche Gucci, e dietro c'è appunto la scritta con colore blu, mentre l'altra scarpa, adesso vi faccio vedere, la parte dietro rossa, quindi sono così. Ah, non vedo l'ora di aprire, di spacchettare tutto, vi giuro! E questo è un capo che io ho visto in giro già l'anno scorso e mi sono innamorata, e poi mi dicevo no, lascia stare, puoi trovarlo di altri brand. E poi quest'anno continuavo a dire, cavolo, ma perché non l'ho preso l'anno scorso, uffa. Alla fine mi sono detto, ok, andiamo a vedere se c'è ancora. Questo invece l'ho preso online ed ho visto che c'era, e ho dovuto assolutamente prenderlo. Ed è lui, è il maglioncino di Gucci, quello colorato. Non so che nome abbia, come al solito io non so i nomi delle cose che compro, ma è stupendo. A parte che è super super morbido, super super soffice in lana, ed ha il colletto appunto rosa glitterato, mentre le maniche sono argento glitterate.
Io amo questo maglione, è troppo bello. Non so spiegarvi il mio... amore per questo maglione. Solitamente non uso cose particolarmente colorate o flashose come colori, ma questo mi fa impazzire letteralmente. Quindi questo, sinceramente, adesso la mia cabina armadio praticamente non ci sarà più niente, non ci stanno più borse, non ci stanno più scarpe, non so come fare davvero, veramente, quindi, e questa la dice lunga. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, se è lunghissimo mi dispiace davvero, io mi dilungo sempre troppo, ma è che mi piace troppo stare qua con voi a chiacchierare e ci tengo a sottolineare che non faccio questi video perché voglio vantarmi di quello che ho o perché voglio scatenare invidia o roba del genere, è semplicemente che mi piace condividere con voi che siete tipo i miei amici virtuali, la mia family, i miei acquisti, e poi so che questo tipo di video vi piace tanto, ve ne ricevo tante richieste, quindi insomma ecco, ci tenevo a fare questo disclaimer perché non è nel mio carattere mostrare cose per poi sentirmi invidiata o per sapere che magari, non lo so, qualcuno si sente meno di me, non fa parte proprio di me questa cosa, ecco, però è un po' come con le amiche, no? Come stessa cosa che fai con le amiche, guarda cosa ho preso, sono un po' contenta, così io faccio con voi ormai da un sacco di anni e quindi sono contenta che voi mi capiate e che vi piacciono questi video, quindi ci sono peli di Denver che volano ovunque, la mia batteria sta lampeggiando, tipo stai filmando da 6 ore, Tomas mi sta aspettando perché dobbiamo andare a fare una cosa fighissima super fashion, cioè facciamo la spesa, quindi questo è quanto, io vi mando un bacio enorme, c'è anche Denver che mi chiama, bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!